Buonasera e bentrovati dallo Sport City, buonasera e bentrovati da Professione Casa Global Service Ambiente. Calcio punizione per il Global Service. Conclusione con il destro, la palla in rete e c'è subito il gol dopo nemmeno due minuti di gioco. È Cosimi con una conclusione da fuori area, anzi da quasi centrocampo, a infilare all'angolino basso la porta del Professione Casa. Ora Carboni sulla sinistra, chiama il movimento Apolloni, non lo vede Carboni, testa centralmente per Carboni, per Apolloni che protegge palla, si gira con il destro, la palla in rete, è un grandissimo gol di Apolloni. Palla in verticale di testa, Apolloni ha controllato, si è girato e con un colpo di biliardo ha infilato Marconi. Minuto numero 16, Professione Casa pareggia, segna, tanto per cambiare, Apolloni. Ancora Caforio, appoggia centralmente per testa, posizione di tiro, testa, prova con il destro, Apolloni in traiettoria con il sinistro. Ancora Seferi, prova il dribbling sopra Carboni, ancora Seferi, entra dentro la rigore, si accentra Seferi, doppio tiro, si scontra quasi con Sestili. Cosimi, D'Anversa, prende la mira D'Anversa, prova con il destro Caperchi e c'è il gol di D'Anversa. C'è il gol di D'Anversa, 12° minuto. Tommaso D'Anversa riporta avanti il Global Service con la complicità, però va detto, il portiere del Professione Casa, Caperchi. De Cecconi con il destro, conclusione violentissima, Marconi si allunga e mette in calcio d'angolo. Vediamo un po' se la compagine Filipponi riuscirà perlomeno a pareggiare. Migliarelli, Maschietti, cross basso, interviene in qualche modo Sestili, la palla rimane là, non interviene nessuno. Il Global Service conquista tre punti pesantissimi, continua il suo inseguimento al checco lo Scapicollo, sbanca lo Sporzini per 2-1 e rilascia il Professione Casa ancora in piena bagarre playoff, in lotta con tante altre compagini da qui alla fine della regular season.